Carissimi amici, buon sabato e bentornati. Su Mirado di Rado. Luigi c'è sempre, però. Un po' di pulizia, un po' di. Prendono polvere lassù e quindi gli after sono stati spostati. Per adesso sono ancora in studio sulle scrivanie, poi verranno messi in ordine. Io ho messo un attimo in ammollo l'Omega Evo. Per ammorbidirlo un pochino con il calore dell'acqua, la setola, la fibra sintetica chiaramente l'ammollo ci fa poco, però addolcisce un pochino la setola, il calore sulla plastica fa questo effetto. Per farvi capire che bel backbone che ha, guardate, sta su da solo, dentro la ciotola piena d'acqua. C'è l'acqua, no? Se io agito, vedete, cioè. C'è acqua qui dentro, su da solo. Fighissimo. Guardate quanto trattiene. Se do uno scossone, piove. Ecco qua, poggiato, tac. E c'è un backbone bello interessante. Comunque, chiacchierate. Sapone di oggi. Saponificio Varesino, 70° anniversario. La live è stata sovrana per la scelta del setup. Siamo ancora nella settimana in cui utilizzo il Mercur Futur, oggi settato a 2. Vedete il 2? Con Rapira Swedish, inizialmente su consiglio di Jared, dopodiché c'è stata una folla che ha acclamato la rapira Swedish a gran voce e quindi rapira Swedish. Mi hanno detto: vedrai, te ne innamorerai. Va bene, me ne innamorerò. Saponificio Varesino, Art Soap, datomi in piccola quantità da Massimo, che saluto e che abbraccio forte, e devo gestirlo in ciotola. Farò un pasticcio probabilmente, speriamo che vada bene a primo colpo. Allora, facciamo subito una cosa. Intanto, tanto che si ammorbidisce ancora un pochino. Voi sapete, no, che io non lascio in ammollo i pennelli sintetici. Però, anche per fargli siringare un bel po' d'acqua, perché poi in realtà trattengono tantissimo. Allora, rapira. Punti di cera discretissimi, puntini, vedete? Puntini discreti, questo già mi piace. Voi sapete che io non amo i punti di cera sulle lamette, però ecco qua, cascata la lametta. Succede niente. Cauta piatta nel lavandino, quindi nessun problema al filo. Settaggio a 2. Comunque incazzatello. Va bene così. Devo imparare a usarlo questo rasoio. Il video scorso non è piaciuto a tanti, lo so. E ci sta. Pazienza. Si migliora, si va avanti, sempre. Allora, tanto un po' d'acqua in faccia. Allora, il pennello lo strizzo, frustate e poi, una volta che la ciotola sarà bella asciutta, ecco qua, andiamo a metterci dentro un pezzo di sapone e a spingerlo, se riusciamo, a schiacciarlo in fondo alla ciotola. Allora, c'è questo pezzettino di carta. Allora, io ci spingo dentro qualche pezzettino, qualche scaglietta.
Tanto lo metto lì. Mi disse Massimo, questo con due o tre barbe ce le fai. E io sono contento di avere la possibilità di testare un sapone più volte prima di poterlo acquistare. Ma sul gruppo Telegram Saponificio Varesino è molto apprezzato. C'è Vincenzo, per esempio, che lo nomina spesso, quindi sono molto contento di avere la possibilità di provare. Allora, io ho schiacciato un pochino il prodotto in fondo alla ciotola per farlo aderire in questo modo. Adesso vediamo se riusciamo a lavorarlo. Io direi di sì. Ci vuole acqua, chiaramente, però si riesce a lavorarlo. Caspita se si riesce. Lo devo sciogliere perché chiaramente, essendo solido, va sciolto. Voglio cercare di appiattirlo in maniera tale da fare in modo che sviluppi corposo con un pochettino d'acqua. Profumo di una bontà incredibile. Io non so cosa ci sento, ragazzi, veramente, ma tanto lo conoscete, Saponificio Varesino, 70° anniversario questo, veramente ottimo. Non ho letto niente online, non ho letto piramidi, non ho letto obelischi, non ho letto niente. Allora, io raccolgo tutto quello che ho sviluppato e ce n'è ancora in ciotola, quindi probabilmente dopo andremo di rinforzo. Barba di 2 giorni e 3 quarti, quasi tre, fatta pomeriggio, mercoledì pomeriggio. Il video che avete visto è di mercoledì pomeriggio. Siccome nella ciotola il rischio di incorporare aria è tanto, infatti è venuta fuori un po' voluminosa come schiuma, sto cercando di tirarla per uscire un po' d'aria. Ci provo. Dai, l'asciugamano piegato tanto che non c'è e lo vediamo, no? L'asciugamano piegato. Futur 700, Mercur Futur 700 con rapira Swedish. Su consiglio
Furor di popolo della live. Vamos. Il profumo di questo saponificio Varesino 70° anniversario, arrivo. Mi ricorda i prodotti da bagno in dotazione negli alberghi giapponesi. Io ho alloggiato a Tokyo, allo Shiba Park Hotel, in Shibakoen, Minato-ku, che è il luogo dove potete anche andare a visitare la Tokyo Tower. Tokyo Tower, il Tempio Zozoji. Potete arrivare a piedi fino a Roppongi Hill. E poi a Kyoto, al Rino Hotel, un hotel in periferia, comunque nella zona metropolitana di Kyoto, però a confine, ok? Sempre dritto per 6 km trovate il Kinkakuji, la pagoda d'oro, quella dentro, quella sul lago. Se cercate Kyoto pagoda, di solito vi esce quella. È sempre fotografata dalla stessa angolazione,
alle volte con la neve, alle volte senza, perché lì c'è un posto dove ti fanno fare le foto, c'è proprio uno spiazzo con il simbolo della macchia fotografica, quello è il luogo migliore per immortalare il Kinkakuji. E chiaramente chiunque è andato ha fatto la foto da lì, e anche i fotografi, insomma, si piazzano lì, vedete proprio delle reflex fantastiche messe sui cavalletti, vedete proprio delle attrezzature meravigliose. Ho sbirciato in qualche schermo lì via via mentre scattavano, veramente qualcosa di magico, di spettacolare. Seconda passata. Ah, oh, le rapira. Le rapira. Buone. Qui la pizzicata l'ho sentita. La pizzicata. In questi alberghi giapponesi ho sempre trovato prodotti Shiseido. E mi sembra anche giusto, no? Di questo profumo di prodotto di alta fascia, ok? Un profumo che mi fa pensare a qualcosa di alto, non lo so.
Rasoio che ha bisogno di un domatore. Un domatore. L'avete definito bestia senza cuore. È un pochino sì. Rasatura molto piacevole, sapone mi è piaciuto tanto, non riesco a spiegare questo profumo, però allora voi immaginate un prodotto da centro benessere, da spa, ok? Un prodotto che a parte mi ha lasciato una pelle meravigliosa, veramente, un post di tutto rispetto, ottimo, veramente ottimo. Sono liscio, perfetto. Merito sicuramente dell'importante gap, nonostante il settaggio basso di Mercure Futur, ma la rapira Swedish mi è piaciuta. Una lametta efficace, una lametta tutto sommato non cattiva, che però si è lasciata, cioè ha avuto la possibilità di esprimersi grazie alla bestia senza cuore del Mercure Futur 700. Veramente una ottima rasatura. C'è ancora un po' di sapone qui dentro, c'è ancora qualche pezzettino qui. Mi spiacerà lasciarlo lì, o meglio, mi spiacerà e doverlo sciacquare via dalla ciotola e proverò a recuperarlo, lavarmici le mani e sentire il profumo anche nelle mani. Che bello! Ottimi prodotti. Comprerò sicuramente un prodotto di saponificio Varesino, sicuramente. Io vorrei dirvi di che sa, ma non ce la faccio, non ne avevo. Di buono, c'è poco da dire. Lo sento un po' floreale, lo sento un po' erbaceo, floreale. Mi dà veramente l'idea di un prodotto di alta fascia. Chiudiamo quindi con un prodotto da banco, mi sembra giusto, no? Danny Musk, questo mi è stato consigliato in live. Di chiudere con Danny Musk perché come accostamento ci può stare. E vabbè, vediamo, vi dico subito se ci può stare o meno. Allora, ni. Ma sarà perché il Musk non è il mio preferito tra i denim. Però diciamo, mi sento un salaryman giapponese che si è appena fatto la barba ed è pronto per affrontare l'ennesima giornata di lavoro in ufficio a spaccarsi. Le pad, no, volevo dire a produrre per l'azienda. Va bene. Ragazzi, io vi ringrazio. Se avete, questo devo dirlo all'inizio, mi sono dimenticato perché non sono abituato a queste dinamiche. Se avete voglia di sostenere il canale, potete farlo attraverso la super chat, il dollarino che vedete in basso, non so dove sta, forse è qua, il dollarino che vedete sotto. Lì potete scegliere una cifra da donare al canale e per contribuire a fare
farmi poi acquistare prodotti quando sarà che si potrà fare, per poi vederli insomma in test sul canale. Io sto togliendo un po' di puntini che ha fatto il sapone in fase di montaggio. E se non l'avete ancora fatto e volete prenotare il nostro pennello, primo commento in evidenza, ma anche in info box, c'è il link per acquistarlo. È un Omega 48 tricolore, marchiato Mirado di Rado, oltre che già Omega, ok? Tra i 48 questo è nettamente migliore, no? Manico a resina piena, colletto dorato, livrea tricolore che comunque ci piace perché fa parte della nostra cultura e ciuffo in setola di maiale sbiancata di qualità superiore, un ciuffo scelto. Quindi ha un prezzo tutto sommato per essere personalizzato e per essere spedito, perché poi ve lo spedisco in una scatola, non nel blisterino da negozio, ma in una scatola con dentro della paglietta di carta, con sopra il pennello adagiato, un adesivo di Mirado di Rado che avete visto nelle live. Insomma, per tutta questa cura il costo è, se non equivalente su alcuni siti, leggermente superiore, ma avete un prodotto esclusivo spedito, consegnato in maniera differente rispetto a... Certo, magari dite, chi se ne frega, mi interessa il pennello, però insomma l'appartenenza alla community è anche questo, ok? È anche uno sforzo in più da parte mia nel omaggiarvi con, anzi nell'onorarvi con questa cura dei dettagli. Filo nipponico come sono, ci tengo a queste cose. Benissimo, grazie per la compagnia in questa premiere, perché tanto sono sicuro, no? Ci siamo scambiati i messaggi lungo tutta la durata del video. E a presto, ci sentiamo in settimana, poi anche per la live, insomma, vediamo un po' gli appuntamenti come si susseguiranno. E sabato prossimo un'altra rasatura. Buon proseguimento, ciao da Manuel e da Mirado di Rado.